We'll be right back.
Lecce. Ci sta la dottoressa Diana Cidiberti, che è vicepresidente, la dottoressa Sonia Mercuri e il dottor Di Felice Giuseppe. Quindi questa associazione è formata da quattro ragazzi laureati all'Università di Molise e abbiamo pensato di fare questa manifestazione perché alcuni territori del Molise hanno firmato un protocollo di intesa che sono anni che siamo nella professoressa Vini che coordina questo protocollo, stanno facendo degli studi. Quindi io stasera, a nome di tutti e quattro ragazzi, ringrazio i miei ospiti che hanno accettato di essere presenti a questa tavola rotonda, tutti i sindaci che hanno partecipato e vi porto i saluti dell'onorevole Sabrina De Camillis, che non è potuta essere presente a questo nostro convegno, e di alcuni rappresentanti di un'associazione di Roma che si chiama che dovevano partecipare, dove comuni di minoranza linguistica, San Felice e Montemito hanno partecipato a vari progetti europei. Quindi le cose diciamo che si fanno e l'unico problema è che bisogna coordinarci e farli in rete. E per questo abbiamo pensato di far coordinare questa tavola rotonda al professor Pazzagli e quindi passo la parola per un saluto al sindaco di Roccavivara, Domenico Di Lisa, e lo ringrazio per l'ospitalità. Buonasera. Vi do il benvenuto e un saluto per essere intervenuti a questa iniziativa, a questa manifestazione. Il saluto naturalmente è rivolto a tutte le autorità presenti, a tutti gli invitati e anche a coloro che spontaneamente partecipano a questo evento. Un saluto naturalmente al vice ambasciatore della Croazia. Un ringraziamento a Katia e a chi ha organizzato l'evento insieme alla Università del Molise, la professoressa Ingrid, il professor Pazzagli e a quanti si stanno praticamente adoperando perché questa manifestazione abbia successo. Una manifestazione che in qualche modo testimonia come, quanto questo luogo è un luogo intorno al quale, nel quale noi possiamo tutti ritrovarci, perché se è vero che questo è un luogo che ricade nel territorio del comune di Roccavivara, non hanno avuto alcun dubbio, alcuna esitazione delle ragazze che non sono gli altri comuni che non sono il comune di Roccavivara nel individuare questa location, chiamiamola così, ma questo è importantissimo, questo gioiello di architettura, di storia e anche, perché no, un luogo sacro, perché è un luogo sacro e di religione che unisce praticamente tutte le comunità che in qualche modo si affacciano sul fiume. Comunità sia pesane, ma comunità anche abruzzesi. Solo qualche settimana fa, qui in questo posto, proprio su questo palco, c'erano i gonfaloni dei comuni abruzzesi e molisani che hanno dato vita, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per lo sviluppo turistico di questa, della valle del Trigno. Solo una settimana fa ci siamo ritrovati a Vasto con 33 comuni tra comuni abruzzesi e molisani per dire sostanzialmente stiamo ragionando, ci stiamo confrontando da tempo, da anni, perché il seme è stato gettato, lo ricordava la
che abbiamo iniziato con il patto territoriale del Regno Silenzio, ma probabilmente abbiamo iniziato molto prima, insomma, molti anni prima, in un altro incontro che abbiamo tenuto qui informalmente all'interno del patto, lo si ricordava quando 30 anni fa addirittura si parlava dello sviluppo unitario di questa valle. Quindi Canneto è il luogo simbolo, è il luogo, se volete, anche neutro, per intorno al quale aggregate tutte le iniziative. Poc'anzi abbiamo concluso l'assemblea dei comuni che hanno dato vita a un altro protocollo d'intesa con l'Università del Molise per redigere praticamente un progetto di sviluppo di questa vallata. E quindi credo che questi comuni, anche al di là delle necessità, hanno capito da tempo che bisogna fare fronte comune, bisogna mettersi insieme, perché singolarmente probabilmente non riusciremo a valorizzare nessuno dei nostri comuni. Insieme con molta probabilità riusciremo, come dire, a fare massa critica per proporci come territorio che ha una sua vocazione turistica, perché ha delle emergenze storiche, artistiche, religiose, delle tradizioni, ma anche cultura, anche tradizioni, anche prodotti tipici che siamo in grado di offrire ai potenziali visitatori. E non casualmente credo sia importante anche la presenza dell'ambasciatore della Croazia, perché in effetti questo è un territorio nel quale ci sono appunto anche comunità croate che da tempo hanno in qualche modo riannodato rapporti con la Croazia, rapporti sempre più stretti, e attraverso anche la regione Molise si sta ragionando di come costruire questo ponte ideale con l'altra sponda dell'Adriatico. Noi siamo convinti che questo è, come dire, il percorso che dobbiamo fare. Siamo convinti, e io sono convinto anche, che bisogna andare anche molto oltre l'aspetto della valorizzazione turistica. Stiamo ragionando di come imperniare a Canneto proprio una PTA o una casa della salute, di come, io sono convinto, anche qui a Canneto sia necessario realizzare un polo scolastico intercomunale e interregionale. Canneto può diventare, veramente deve diventare, un luogo palicentrico per sperimentare anche delle forme di aggregazione che fino ad oggi non sono state sperimentate, ma che sono l'unica forma probabilmente che abbiamo oggi a disposizione per poter superare anche questo momento di grande difficoltà economica e finanziaria, e per costruire su nuove basi, insomma, le prospettive di futuro anche per i nostri giovani. Ma naturalmente io non posso proseguire con una riflessione di questo tipo. Mi premeva soprattutto portare il saluto dell'amministrazione comunale e della comunità di Rocca Rivara e ringraziare quanti oggi si stanno adoperando per la riuscita di questa manifestazione e per quanti si adopereranno in futuro, perché intorno a questo punto pauso parlo naturalmente di tutta la valle, del Trentino, che comunque vede in Canneto un luogo palicentrico. Quindi ringrazio Carlo Pugliese e l'associazione Coturino per aver individuato Canneto per questa manifestazione, e naturalmente auguro a tutti voi un sereno fine settimana e di divertirvi e di apprezzare, insomma, questo luogo che quanti vengono sicuramente poi portano nel cuore e sicuramente hanno la
ma erano impegnati entrambi fuori del giorno. Poi passo la parola a una cosa molto importante. Siccome eravamo quattro giovani, alcune mie colleghe hanno invitato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il quale ci ha telefonato dicendo che giustamente era impegnato e che ci augurava in bocca al lupo per questa nostra manifestazione e che proprio noi giovani dovevamo tenere duro per la situazione che stiamo vivendo in Italia, ma era da mirare questa nostra voglia di fare qui nel Molise e quindi noi l'abbiamo ringraziato e ci è sembrato giusto annunciarlo oggi. Ci ha mandato una lettera, però è troppo lunga anche per leggerla, quindi per noi è stata una soddisfazione questa cosa, insomma emozionante, un Presidente del Consiglio che ci ha chiamato e ci ha ringraziato dell'invito. Quindi passo la parola al professor Pazzani e vi auguro un buon lavoro a tutti. Grazie Katia, buonasera a tutti, siamo molti a parlare, cominciamo in ritardo, quindi il ruolo del coordinatore diventa particolarmente impegnativo, cercherò di farlo al meglio, dobbiamo concludere verso le 19.30, il che significa che i vari interventi non possono superare i 5 minuti. Lo so che è poco per argomenti come quelli che qui vogliamo affrontare, ma prendiamo questa iniziativa soltanto come un assaggio per stare in tempo, un assaggio di esperienze che ruotano attorno alle tematiche che questa iniziativa intende presentare negli stand, nelle iniziative, nelle cose, cioè i temi del rapporto tra agricoltura, cultura, turismo, cioè come le produzioni dei nostri territori abbiano sì un valore economico ma anche un valore identitario, cioè culturale, profondo. Qui i territori sono più di uno che si incontrano, sono il territorio del Molise, il territorio dell'Abruzzo, il territorio della Croazia, basterebbero questi tre lati per evidenziare una regione che in realtà è l'Adriatico, è uno spazio marino che ha sempre di più la responsabilità di unire i territori anziché dividerli. E qui siamo in una valle, io sono uno storico, insegno storia moderna all'Università del Molise, ma c'è uno storico molto famoso, Fernando Deo, che scrisse un'opera grande sul Mediterraneo e individuava queste valli interne, i fiumi, come la grande trama del mare che continua nei territori. Noi e qui, ecco, la valle del Vino è una di queste, una valle che sta tra due regioni, che guarda il mare dall'altra sponda, che però prende la sua origine dalle montagne interne. Ciascuno di voi, ciascuno di noi che parlerà, ciascuno di voi siete i vostri luoghi. Questo legame con il luogo, delle produzioni, delle persone, è importantissimo quando si sta in un luogo ma anche quando ci si muove. Bisogna sempre avere un paese nel cuore, diceva Cesare Pavese, non fosse altro che per il gusto di andarsene via, ma bisogna avere. E qui parliamo di questo, parliamo di produzioni, di prodotti, di identità, in funzione di che cosa? In funzione anche del turismo. Noi siamo ospiti di un soggetto, un soggetto giovane, l'associazione Co-Touring, che nasce per iniziativa di alcuni laureati della nostra università, di laureati in scienze turistiche, che hanno l'aspirazione di mettere a frutto per il loro territorio, ma anche in funzione appunto dei turisti lontani, quello che hanno imparato. Per noi dell'università il legame col territorio è fondamentale. È fondamentale perché l'orizzonte dell'università è il mondo, per forza cose. Sapere non ha confini, però i piedi, le mani, vorrei dire, tutto, delle cose che facciamo sta da qualche parte, le università dell'Abruzzo stanno nell'Abruzzo, l'università del Molise sta nel Molise, quindi il territorio è per noi laboratorio e al tempo stesso destinatario delle cose che facciamo. Questa è la sfida che abbiamo, non sempre ci riesce ma dobbiamo farlo, il legame con la regione, con le amministrazioni locali è fondamentale perché personifica questo rapporto. Ecco, quindi sottolineare questo aspetto di Co-Touring
queste manifestazioni come questa sono, come dire, dei sussulti positivi del territorio. Sono delle prove in qualche modo di vita, delle prove di nascita. I territori che non nascondiamocelo sono stati storicamente colpiti dagli effetti di un modello di sviluppo che ha privilegiato altre strade. Ma non voglio dilungarmi su questo. Queste erano, diciamo, due parole per trasferirvi lo spirito di questa iniziativa che si chiama Terre del Gusto, e passo subito agli interventi. Ripeto, abbiamo bisogno della massima brevità, poi ci sarà la serata per continuare a stare insieme, a parlare, a conoscerci, anche tutto il giorno di domani. Quindi devono essere gli assaggi, parole come assaggi, ugualmente come i prodotti che sono di là. Il primo, per primo darei la parola, proprio in virtù di questa sinergia a cui facevo riferimento, al consigliere delegato al turismo della regione Molise, Domenico Inizio. Grazie a tutti, grazie al professor Pazzani, ma grazie soprattutto a Godoy, che ci ha riservato questa bellissima cornice, come diceva il sindaco di Rocca di Mara, questa prima esperienza di Terre del Gusto per promuovere il nostro territorio, il territorio della Valle del Trigno, che naturalmente abbraccia comuni del Molise, comuni dell'Abruzzo, ma che si è voluto proprio per questa presenza dei tre comuni che noi riteniamo minoranza linguistica e che sono San Felice, Acquaviva e Montemitro, legare come ponte diretto con la Croazia, terra di origine evidentemente di emigranti che a suo tempo hanno, diciamo, invaso i nostri comuni. La Regione Molise ha già sperimentato e portato a termine un grosso progetto sul turismo ad Ristor Gallezza, che di fatto ha avuto una esperienza quasi unica con la Croazia, ma anche con il Friuli fino alla Puglia, quindi con tante regioni che si affacciano su questo oramai il bacino del nostro mare Adriatico, e che potrà sicuramente rappresentare, vista anche la logica commerciale che ci può indurre a pensare, quello che potrebbero e devono essere magari le fonti di sviluppo, di passaggio anche non solo economico, ma anche quindi non solo commerciale, ma anche culturale e turistico, con la sponda ex jugoslava. Quindi ben venga la presenza degli amici della Croazia, che saluto cordialmente. Elia sarebbe, gli ho chiesto prima se potevo chiamarlo Elia, il vice ambasciatore, che saluto cordialmente, naturalmente insieme al sindaco di Rocca di Mara, perché è un mio compaesano, quindi a Domenico Divisa, e naturalmente a quanti hanno voluto organizzare sotto la guida del professor Pazzani e della professoressa Meini questo bel evento. Terre del Gusto quindi nasce con lo scopo di promuovere il territorio, promuovere l'enogastronomia, la nostra cultura contadina, povera, semplice, che guarda nella terra, che guarda nel territorio, forse l'aspetto migliore di quello che magari state rappresentando la nostra esperienza contadina. Molte volte quasi ci siamo vergognati di essere o di appartenere a questa, diciamo, frangia sociale. Oggi può rappresentare molto probabilmente, io ci credo, lo sviluppo di questa valle, e ben venga anche questa possibilità, questa grossa possibilità di cominciare a ragionare in termini di valle, quindi non più come singola comunità, ma come comunità aggregata, come intero comprensorio Abruzzo, Molise e Croazia, che vogliono ragionare per tentare o cercare di tentare di la soluzione per uno sviluppo non solo turistico ma anche economico, per far sì di creare, soprattutto per le nuove generazioni, quella speranza di poter rimanere a vivere nelle nostre comunità. La Regione Molise ultimamente ha approvato anche la legge sull'albergo diffuso, un altro elemento chiave che può rappresentare per le nostre piccole comunità una di quei settori che magari possiamo sviluppare, che molto probabilmente finora e anche spesso abbiamo dato anche finanziamenti a soggetti e personaggi che magari hanno preferito ristrutturare casa,
per farci abitare i propri figli, ma poi non abbiamo avuto il coraggio di avere i dovuti controlli e molto spesso i soldi sono finiti per incentivare le tasche di qualcuno. Dobbiamo cominciare a fare sviluppo anche in questo modo, cercando di puntare sulla valenza territoriale, sui nostri piccoli borghi. Vedo il sindaco di Civile Campomarano, perché oltre al castello credo che Civile Campomarano rappresenta un'evidenza proprio storica ed è anche uno dei piccoli centri più belli d'Italia. Quindi noi ne abbiamo 7 in Regione Molise, anche a Bandiera Arancione, anche ai borghi più belli, quindi volendo proseguire proprio la Femmina, andiamo verso Agnone, verso Cosolone, quindi zona interna, nonché le due aree mappe. E vedete che le due aree mappe si configurano in provincia di Isernia, ma le comunità locali hanno già fatto parecchio e credo che sia stata una bella esperienza che noi, con questa organizzazione che sta nascendo sulla Valle del Trino, può degnamente essere come quella, perché tanti comuni, 9, si sono messi insieme per l'intero territorio e promuovere gli interi territori aggregati al patrimonio dell'UNESCO, che è stato riconosciuto. Quindi significa che è una valenza, una grandissima valenza di natura ambientale, e perché questo può rappresentare proprio per le caratteristiche di questo territorio un altro aspetto che il turismo può far su, proprio le peculiarità ambientali che questa valle fino ad arrivare su in Alto Molise o alle sorgenti del Trigno può rappresentare. Quindi da Montenero fino a salire su, ma passando anche per la sponda Chetina, quindi fino a Castiglione Messer Marino, quindi tutta quella zona che tutta l'Alto Castese è veramente ricca di immensità, quindi di bellezze architettoniche, paesaggistiche, territoriali. È su questo che noi dobbiamo puntare. Poi per quanto riguarda le aree interne, se siamo anche aree interne, credo che la prossima programmazione europea ci dà anche una grossa mano, perché a individuare in una linea proprio personale, diretta ai piccoli comuni, alle aree interne, la linea delle aree interne che noi dobbiamo sviluppare in maniera convinta, ma decisa, ma puntando su quelle che sono veramente le capacità territoriali. Quindi ancora un grazie, volendo stare proprio nei tempi, quindi che mi dilungo, perché poi parlare del santuario, io sono arrivato a Caivara, mi sembra l'ha fatto molto bene il nostro sindaco, quindi preferisco non rubare altro tempo e dare la possibilità a chi dovrà intervenire, perché è anche ospite, io essendo un cittadino di domenica, quindi sì, di Rocca Rivara, preferisco che altri possano fare altri interventi, magari con qualche minuto in più. Quindi grazie a voi, grazie a Caglia, ai 4 ragazzi neo laureati che magari si sono cimentati con questa problematica, cominciando magari a dare subito la possibilità a qualcuno che possa essere un risveglio per questa zona, per l'Abruzzo, per il Molise, per la Croazia e per l'intera nazione, perché credo che in questo momento ne abbiamo bisogno. Grazie. In poco tempo ha detto molte cose e sottolineo solo una, però, che è concettuale per quelle conferenze che ha detto, cioè il richiamo alla dignità del mondo rurale, una ritrovata dignità del mondo rurale come elemento di forza per uscire dalla crisi e rilanciare questi territori. Passo ora la parola a Ilija Jelavić, vice ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia. Mi sentite? Sì. Ecco, prima di tutto vorrei ringraziare a questa organizzazione di Guatturi e a Carta Lucchesi che mi ha invitato qui oggi di essere presente come rappresentante dell'ambasciata croata. Io sono stato già parecchie volte qui a Molise e sono molto felice di essere sempre quei nostri concittadini croati che sono sempre accanto a noi e ci danno delle proposte abbastanza interessanti. Io avevo un intervento, mi sembra 2-3 mesi fa, qui dove ho dato dei suggerimenti in che senso mettere più vicino le imprese di Molise con imprese croate e partecipare specialmente ai progetti che adesso sono finanziati dalla comunità europea. Ci sono state delle imprese molisane che dopo questo mio intervento mi hanno chiamato, io li ho messo in contatto con delle imprese in Croazia e qualche cosa si sta muovendo. Quello di cui noi stiamo oggi parlando è una anche buona iniziativa che io la sto salutando, specialmente nel settore
culturale e turistico, perché la Croazia, come voi lo sapete molto bene, è un posto abbastanza attraente per tutto il mondo. Siamo già nel 10° posto nel mondo per il turismo, abbiamo più di 12 milioni di turisti che vengono in Croazia. La presenza italiana, io direi che sono terzi che vengono in Croazia, una grande presenza. E quello che vorrei anche sottolineare, noi con queste due sponde di Adriatico abbiamo anche dei contatti abbastanza stretti nel settore culturale, direi anche come l'università hanno abbastanza dei contatti, ma anche per le scuole, direi anche marittime, che hanno dei contatti da Ancona, con Fiume, Zara, Spalato specialmente. Così io anche vorrei dire e aggiungere che questa iniziativa gastronomica è specialmente interessante perché abbiamo tante cose che ci uniscono, perché abbiamo dei prodotti simili che noi produciamo in Croazia, specialmente in questi ultimi 10-15 anni abbiamo molto sviluppato in Croazia la produzione dei vini, e io sono molto contento che oggi abbiamo già una presenza croata con i vini croati che avete avuto la possibilità di gustare. Sono proprio giù della Dalmazia, dall'isola di Peresciaz, e sono molto forti, vini rossi. E io direi che questo vorrei anche vedere il prossimo anno, quando sarà il secondo incontro. Questo era il primo, e io mi auguro che la presenza anche sarà molto più ampia, così che avremo la possibilità di dire e scambiare delle altre nuove idee. Quello che vorrei anche aggiungere è che Molise è una regione che sicuramente dovrebbe essere più presente anche in Croazia in diversi modi, perché oggi con queste, diciamo, con questi contatti che già esistono, io direi con l'aiuto dell'ambasciata che stiamo già facendo, dobbiamo presentare Molise, ma anche con delle iniziative delle istituzioni, ma anche i privati che dovrebbero andare lì, presentarsi e mostrare. Io avevo delle buone idee, solamente qualcuno li deve spingere. Io avevo anche su questo, diciamo, argomento della gastronomia, aprire un negozio di delle specialità gastronomiche molisane a Zagabria, e noi possiamo aiutare, diciamo, con il sindaco di Zagabria di trovare un posto. Ecco, solamente qualcuno deve essere il capo della fila di questa iniziativa qui a Molise, perché c'era anche dall'altro lato un'altra iniziativa qui che veniva, dove volevano aprire un negozio con le gastronomie croate proprio qui un po' giù sul mare e mostrare più i prodotti croati. Così abbiamo la possibilità di mostrare i nostri vini, anche l'olio di oliva che è molto conosciuto croato, salumi, formaggi, tutto quello che esiste qui esiste anche da noi, molto bene. Ecco, non vorrei più andare in altri dettagli. Io vi ringrazio che sono venuto oggi qui da voi di darvi un appoggio su questa iniziativa, e spero che il prossimo anno saranno più presenti i produttori croati ai stand, e mi auguro che questa iniziativa dal Go Touring sarà anche appoggiata dalle istituzioni molisane. Grazie. Grazie molte. Ci uniamo naturalmente agli auspici del rappresentante della Repubblica di Croazia, perché lo scambio di prodotti è anche scambio di cultura, di amicizia e rafforzamento dei legami reciproci. Vorrei dare la parola per un breve saluto al rettore del santuario che ci ospita, Don Alfonso Cerroni.
buonasera, benvenuti. Io vi devo chiedere scusa se non vi ho accolto come un buon padrone di casa, accoglie chi arriva come ospite, però si sono messi insieme parecchie cose. Quanto voi stavate dall'altra parte, io stavo con un gruppo di prima del Cagliari, poi è arrivato un gruppo di Cimento, contemporaneamente voi siete venuti qua, pensavo che il vescovo avesse fatto lui, lui è il responsabile, io sono il delegato del vescovo, io do il benvenuto. Chi mi conosce sa quanta è la mia passione, perché Cagliari assolva a quella vocazione, mi sembra, di centro propulsore non solamente di idee ma proprio anche di attività concrete come quella di questa sera. La luta dai secoli in questa vocazione di San Marco c'è la presenza dei benedettini e io vorrei che continuasse in questo modo qua, ce l'ha perché ce l'ha, sta qua, sta a confine con l'Abruzzo, a confine del Molise, vicino al Triglio, attorno al Triglio si sono svolte tante cose, adesso la storia non la stiamo qua a raccontare, ma io personalmente ho letto anche la mia presenza qua, sono 6 anni che sto qua, l'ho letta anche in questa prospettiva, perché mi è sempre piaciuto dire che la evangelizzazione è anche e soprattutto promozione umana. Se possiamo promuovere attraverso il Cagliari tutto quanto il territorio, io sarei tutti quanti grati al Signore. A voi vi auguro un buon lavoro, non mi dilungo perché devo dare anche qualche gruppo che sarà venuto a salutare, però buon lavoro veramente. E qualunque iniziativa vi viene in mente, pensate che possate bisogna crearla, farla, svolgerla anche a voi, trovare certamente la porta aperta. E non solo perché mi sono morte qua, ma perché il mio cuore è aperto alla volontà di questa presenza. Grazie di nuovo. Io ringrazio naturalmente il padrone di casa, il mio vecchio amico Denis, perché naturalmente lo conosco da tanti anni. Per chi non sa chi sono un veterinario che ha operato per questi luoghi per circa 15 anni. Quindi conosco, sono abruzzese, adesso abito a Pasqua, ma sono di un paesino che si chiama Rocca Scaligna, di origine agricola, per cui conosco, vado a fondo alle realtà locali. E l'ho fatto anche con la mia professione, ed è stato il mio motivo ispiratore a farmi scegliere, ne parlavo prima con qualche amico dell'università, che tra l'altro è di Pisa, dove io mi sono laureato, non di Pisa, in Toscana, professore, dove io mi sono laureato e mi sono anche sposato. Quindi conosco benissimo queste realtà e quindi ne parlo sempre volentieri, torno sempre volentieri. Naturalmente saluto tutti gli esponenti, i componenti di Touring per questa bellissima iniziativa che cado, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto, che siamo un po'. Se ne parla, sono già 3 o 4 riunioni in cui partecipo, si parla di questo progetto, Terre del Gusto, però poi quando si va a stringere naturalmente chi aveva più impegni, chi le cose, io sono un tipo piuttosto pragmatico. Naturalmente chiedo scusa, volevo salutare l'ambasciatore che i cartoni non aveva ancora fatto. Benvenuto da me. Io dico,
che di queste cose sì, ne dobbiamo parlare, ma poi qui la politica perde la credibilità. Io sono consigliere regionale, saluto il mio collega, ci dovremmo vedere, ci dovremmo sentire, dovremmo proporre dei progetti insieme. Io ultimamente, per dare seguito a questi pensieri, a queste iniziative, sto portando avanti un progetto, una casa della salute. Io sono presidente della 5ª commissione sanità in Regione Abruzzo, perché mi sono sempre occupato di sanità, sono stato direttore di struttura complessa e servizi veterinari dell'ANAS, non c'erano basso piedi, per cui il presidente mi ha delegato in questo oneroso impegno per portare avanti, e gli è piaciuto molto quando gli abbiamo proposto, peraltro me l'hanno suggerito gente del posto. Qui in questi paesi ci sono problemi di guardia medica. Naturalmente la guardia medica non lo si può offrire a tutti i paesini, benché ci fossero disagi viari e quant'altro. Allora bisogna dare una proposta, una risoluzione concreta un po' a tutti, e naturalmente questo meraviglioso parco sacro che dove stasera il sindaco di Rocco di Mariciotti potrebbe essere la sede per la realizzazione di una casa della salute. Abbiamo già ieri, mi sembra che hanno già fatto effettuato un sopralluogo e mi sembra che i risultati fossero buoni, nel senso che sono rimasti stupiti della location che è stato prospettato, per cui dovremmo in giro di 3 mesi, però io lo dico con un minimo, conoscendo i miei poli, dico che ne potranno essere anche 4 o 5. L'importante è che il progetto vada in porto, perché questo significherebbe sintetizzare le esigenze sanitarie dei nostri territori, dell'Abruzzo e del Molise, in una struttura qui collettore di questi paesini della Valle del Trino, dove noi potremmo avere davvero un'assistenza quella necessaria, certo, per i grossi interventi, per le grosse patologie, non potrà rispondere a questo, ma quello lasciamo fare chi fa poi centri, gli ospedali, le eccellenze. Noi non possiamo fare questo. In una casa della salute si effettuano attività di medicina di base, pediatria di base, attività infermieristiche, amministrative, attività specialistiche e naturalmente anche la guardia medica. E questo già è un primo passo per mettere insieme i nostri territori, per cominciare a fare un discorso. Ci sarebbero tante cose da dire, però il discorso si allunga. A me piacerebbe, più che parlare dell'abolizione delle province, piacerebbe rimettere insieme le regioni, cominciare a parlare di macro regione, perché se ne parla sempre di più, però insomma adesso voce di popolo, ma non si concretizza mai. E allora questo dovrebbe essere un bel esempio. Naturalmente il discorso nasce da questa associazione, fantasticamente io dico, perché sono dei ragazzi che manifestano la voglia, il desiderio di riportare un po' di gente in questi territori meravigliosi, perché io li conosco tutte queste famiglie dell'entroterra, prevalentemente molisane, perché ci ho lavorato, e naturalmente potrebbe davvero un discorso di questo genere, che nasca, come qualcuno ha detto, dall'agricoltura, dalle tradizioni culturali che ci ha legato anche la Croazia in passato, tra la prima e la seconda guerra mondiale. E quindi sarebbe davvero un bel discorso da portare avanti. Non fosse come si sta facendo, perché è vero che abbiamo dei prodotti esagerati, buonissimi, però restano prodotti individuali, direi quasi familiari. Invece noi dobbiamo avere dei prodotti come il parmigiano reggiano, come il prosciutto prodotti naturalmente del nord, Emilia Romagna, che avessero un marchio. Non si può offrire la lenticina 10 case, 10 lenticine diverse. Noi dobbiamo avere un marchio di qualità, solo allora ci si potrebbe affidare con delle cooperative, con delle produzioni, seguendo i processi dall'alimentazione del suino fino alla realizzazione dei salumi e quindi poi alla vendita con il marchio.
Certo, ripeto, è un bellissimo progetto, qui devono partecipare, come si è già detto, devono aderire privati, ma soprattutto le istituzioni. Le istituzioni devono mettere insieme i progetti, ci devono credere, però ci devono credere, non possiamo assistere a queste assenze. Perdonatemi la pragmaticità, perché io ci credo, ma dobbiamo far sì che ci credano quegli altri. Noi abbiamo un ruolo per farlo, lo faremo. Intanto iniziamo con questo discorso della sanità, perché sono sicuro, io a volte la notte mi sveglio e penso, se lì creiamo un polo sanitario, ci sarà un via di macchine tutti i giorni della settimana, per cui oltre a regalare un valore anche a questo bellissimo, a questa location sacra, quindi turismo sacro, per cui si potrebbe creare un'economia anche a livello edilizia qui in questa zona. Per ricollegare proprio, oltre al fatto che lo faccia il Trigno, ricollegare le due regioni. Potremmo continuare, ma io lascio la parola a voi e grazie, grazie per l'invito, buon lavoro. Grazie, consigliere, toccando un elemento fondamentale per la rivitalizzazione dei territori, cioè il tema dei servizi, cioè senza servizi alla popolazione, i ragionamenti nostri sulla rivitalizzazione dei territori rurali evidentemente corsano contro un aspetto indispensabile. Torniamo di nuovo sull'altra sponda, darei la parola a Rocco Veraia, che è rappresentante dell'AG, sarebbe il nostro GAL, l'equivalente del nostro GAL, della regione di Nerecola. Giusto? Prego, 5 minuti. Buonasera a tutti, sono Rocco e sono il rappresentante del nostro GAL, gruppo azione locale, che in croato sarebbe viceversa LAG, Local Antisca gruppo azione locale. Non sono ufficialmente il rappresentante, ma anche il saluto nel nome degli altri LAG della nostra contea, ha 3 LAG. Prima di tutto mi vorrei scusare nel nome della nostra presidente, che per alcuni motivi personali non poteva venire qui oggi. Il mio impegno, il mio dovere oggi è di presentare il nostro LAR, cosa facciamo, cosa siamo e dove siamo. Allora, il nostro LAR comprende un'area di circa 412 km quadrati, che sarebbe circa il 23% della nostra contea di Nerecola, con la popolazione di 35.000 persone, che sarebbe circa il 30% della contea. Sono 3 città e 4 comuni in questa area e i membri della nostra associazione sono anche la gente, individui, anche istituzioni e comuni di città. Questa associazione è un'associazione giovanissima, un gruppo giovanissimo con un anno e un po' di più dell'attività. Così fino ad adesso non avevamo tanti progetti, siamo già all'inizio. Noi facciamo il finanziamento del nostro gruppo, sono i programmi IPAC leader dell'Unione Europea e anche Commissione Europea. Attualmente l'impegno più grande è prepararsi per il tempo da 2014 fino a 2020, quale l'Unione Europea ha previsto, fare il programma per questi anni prossimi. Allora, per noi la cosa più importante è la cooperazione e scambiamento di tutto, delle esperienze che portano al sviluppo in ogni modo. Progetti fatti fino ad adesso erano laboratori creativi dell'Adriatico, un gruppo dei croati, noi 18 con la nostra presidente, siamo stati qui a Molise nel marzo per 8 giorni. Poi un altro progetto attualmente che si svolge per ragazze del paese Budanesi, qui di
diciamo vicino, adesso fanno tirocinio nei nostri uffici. E la nostra attività anche comprende l'educazione dei membri della nostra associazione, come usare i fondi europei per alcuni progetti. L'obiettivo più grande sarebbe creare i partenariati, che saranno di sostegno per tutti in ogni modo. E questo che in breve sarebbe tutto, è di ottenere questo che il professore ha detto all'inizio, ottenere la massima brevità che avrei con queste parole. Grazie e speriamo di vederci all'anno prossimo. Grazie. Vado in fretta, scusatemi, anche se ogni intervento darebbe materiale di discussione. Passiamo la parola a Tommaso Gianniacolo, che può andarsi, della cantina del Pino di San Biagio, produttore, giocatore. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie per la presentazione. Io sono Tommaso Gianniacolo, un'azienda più vicino a San Biagio, l'azienda di Filippo. Oltre a questo mi occupo anche di altre cose come delegato regionale di giovani imprese e vicepresidente competente. Mi scuso per il presidente del territorio, San Giusto, presidente, ma avendo lui un'attività più vicina che posso fare subito nel mio sto qui stasera non tanto per rappresentare la federazione, ma sto qui per rappresentare un pochettino che cosa stiamo realizzando come attività, anche stando in un territorio abbastanza drastico a livello atmosferico e di attività. Io ho un'azienda di vinico, come ho già detto, ho iniziato la trasformazione nel 2008, ampliando i vigneti. La nostra particolarità qual è? Sto sfruttando completamente il territorio, quindi tecniche di identificazione particolari che vanno a esprimere il territorio, quindi gli aromi dei mari, detto la sommelier, che sarebbero gli aromi del vino. Ecco, cosa è importante è questo, perché se io vendo in Cina, che adesso parliamo di una nuova attività della Cina, questi della Cina, ovviamente, quando prenderanno e berranno questo campione di vino, dovranno sentire degli aromi particolari che vengono a riscontrare sul nostro territorio. Da quando ho avviato l'attività, sono uscito su numerose riviste, come Viva Espresso, Sole 24 Ore, assegnando un pubblico sotto 90 centesimi, vinto premi Sito Food, sono stato aggiudicato, quindi stiamo rappresentando il territorio a livello nazionale e internazionale. Internazionale come Francia, Svizzera, Inghilterra, Belgio, Germania, Russia e quindi un pochettino di clienti di nicchia. Oltre a questo mi occupo anche di Fucineto, sempre di San Biagio, sopra i 200 metri sul livello del mare e anche lì lavoriamo con Fucineto circa 500 quintali all'anno di Fucine. Vendiamo in Nord Italia principalmente in Inghilterra e Svizzera. Poi abbiamo deciso di vedere i seminari di quindi anche produzione del ruolo e io spingo molto ai giovani come delegato di giovani imprese in questo caso, spingo molto per dire se ci sono riuscito io a rappresentare questo territorio con la mia realtà possono riuscirci tutti quanti. L'unica cosa dobbiamo metterci insieme. Perché? Perché se noi andiamo come singola azienda, siamo tutti piccoli, anche più grande del territorio di Misano, siamo tutti piccoli rispetto al mercato estero, se noi ci mettiamo insieme tutte le varie attività e andiamo con un paniere unico all'estero, abbiamo moltiplicato i costi di spedizioni e costi per la valorizzazione del nostro territorio. Quindi questo qui è un pochettino il quadro, sono stato molto sintetico e molto veloce perché logicamente i tempi sono molto ristretti. Faccio qualche punto un po' anche sulla considerazione di questo caso, perché un po' le leggi del Presidente. Come delegato di giovani imprese che cosa ho fatto? Abbiamo realizzato? Cosa mancava in Molise? Mancava l'informazione ai giovani. Io stavo a San Biagio, ci stava un'altra attività che stava con altri eventi, non ci conoscevamo tra di noi. Ecco cosa stiamo cercando di creare, una rete di informazione tramite i giovani. I giovani sono più semplici perché utilizziamo un'email rispetto a un'esempio perché ancora stiamo facendo tentativi tramite SMS. Quindi ogni informazione, ogni settimana gli arriva l'informazione a livello nazionale, sia di per quanto riguarda la parte burocratica, di etichettatura, di corsi che stiamo realizzando, di commercio, di qualsiasi cosa, gli arriva tramite email, in modo tale che devono essere tutti informati al meglio possibile. Questa è un'istruzione gratuita che chiunque ha meno di 30 anni si può iscrivere dando nome, cognome e
quindi viene indicato, viene messo in questa lista di merito. Mentre come progetti noi diciamo sempre, adesso stiamo partendo con il vario normativo, soprattutto la parte burocratica. Adesso è stata fatta la struttura unica all'Unione Europea, ma la parte burocratica c'è il problema che abbiamo sul settore di vitivinicolo e sono stati stimati circa 10.000 pagine l'anno da smaltire per gli enti pubblici. Oltre a questo il 60% di lavoro hanno dedicato per le varie amministrazioni per presentare le varie proposte, vendite, l'uso, di distribuzione e altro. Siamo riusciti un pochettino a semplificare facendo passare alcune normative, ma la cosa più grande che stiamo cercando è di iniziativa controllare, che sono anni che stiamo cercando di portare avanti, ma purtroppo non ci riusciamo perché ci sono le multinazionali che si è transitato circa 60 miliardi di euro fatturato l'anno di contrattazione ambientale. E quindi stiamo cercando di portare l'etichetta controllata. Per quale motivo? Perché se un prodotto viene fatto e realizzato in Italia, in questo territorio, al Trivento o al Cagneto, automaticamente deve essere scritto sull'etichetta che è stato prodotto lì, non con la legge attuale che viene dall'estero, viene portato qui in Italia, basta fare una lavorazione sostanziale e viene commercializzato in Italia. Ecco l'importanza, perché se un consumatore deve acquistare un prodotto italiano o provato, deve essere sicuro che il prodotto è attuale oppure deve essere sicuro che il prodotto è italiano, non è che viene a pagare un prodotto magari il prodotto in Italia, però realmente il prodotto è un altro territorio. Ecco l'importanza che il prodotto è dare un valore al prodotto che noi vendiamo e dare un valore anche a chi acquista questo prodotto, a dare una certezza a chi acquista questo prodotto. Oltre a questo, come associazione, ho fatto anche campagna mia, perché ci sono stand anche qui, alcune aziende che hanno aderito, ci mancano purtroppo altri che hanno dato anche altre difficoltà con il bottino. E anche questo è stato creato per le aziende e per i consumatori. Cioè, ogni azienda che sta lì ci mette la propria faccia, il proprio prodotto, per dire questo è il prodotto di noi. E per i consumatori c'è una certezza che i prodotti sono realmente quindi di alta qualità. Beh, io sono stato molto sintetico, ho cercato di stringere i tempi il più possibile, spero di aver domande, e vi ringrazio dell'attenzione e grazie ancora dell'invito. Grazie molto anche a tutti per tenersi sui tempi, su questi tempi drammatici, insomma evidentemente anche il tema dell'impresa che lui ha introdotto è un tema che richiederebbe da solo un confronto su come si fa impresa qua e là, come si fa impresa nelle regioni, nell'agricoltura, eccetera. E a proposito di questo, in questa rassegna sono presenti anche imprenditori croati e adesso diamo la parola quindi al rappresentante di questo gruppo di imprenditori croati che è Jerica Matković. Prego. Grazie. Ecco, prima di tutto un saluto a tutti. Io ho preparato qualcosa perché non sono abituata a parlare. Io nei miei chiacchierò sempre, ma così sono qua. E in cucina. Allora. Mi chiamo Jerica Matković e vengo dalla regione di Brovinetta. Vengo dalla penisola di Peršac che si trova a 100 km di Dubrovnik che suppongo conoscete tutti. Vi saluto a tutti in nome del gruppo dei produttori di Noto Penisola di Peršac. Siamo una penisola famosa per i vini rossi. E in questa fiera siamo le tre mogli dei produttori del vino. Siamo Marina Violic, suo marito Boris Violic, Daniela Giurgiul, suo marito Giurgiul, Popeli Giurgiul, e io, Jerica Matković, mio marito Petra. Allora, il nostro paese, Fortogne, si trova a 250 metri sul livello del mare ed è famoso per la produzione del vino di Ingers. Quel vino quest'anno festeggia 50 anni della protezione della qualità del pesce. Nel nostro paese ci siamo 15 produttori del vino Ingers, ci siamo quelli più grandi e anche quelli piccoli, le famiglie. La sorte autentica dell'uva a quella zona è Slavaz Mali e da questa uva facciamo due vini differenti. Da quell'uva che cresce in pianura intorno al nostro paese facciamo il vino Plavaz e dalla stessa uva che cresce sul monte, sopra il mare, si fa il vino di Ingers. Sono terreni in forte pendio e non si può coltivare con macchinari che fatte, come si dice,
non si può. Sì. Allora tutto viene lavorato a mano. Tunnel che attraverso quel monte è fatto negli anni 70 e prima di allora questa gente andava con i loro asini risalendo e discendendo la montagna per lavorare nei vigneti. Per fortuna io mi sono sposata dopo e vado con la macchina. Vi saluto e venite ad assaggiare i nostri vini se non siete stati. Venite domani, siamo dopo domani, ma non possiamo restare per dirla dalla parte, lunedì sera. Ecco, grazie. Grazie molte anche per l'invito ad assaggiare i vini, ma anche per la presentazione di questo territorio che mi sembra anche un territorio difficile, interno, in un certo senso marginale, e questo è utile per noi che abbiamo in questo paese tanti, in Italia, in Molise in particolare, tanti territori che hanno queste caratteristiche, territori difficili da coltivare, ma che trovano nell'agricoltura una possibilità di rilancio, di nascita anche nell'orizzonte della crisi. Grazie. L'ambasciatore, il vice ambasciatore ci deve lasciare, ci sentiamo molto e lo ringraziamo tramite lui naturalmente la Repubblica di Croazia che è rappresentata. Adesso inviterei presente qui con noi l'onorevole Arnaldo Maiotti, già senatore, già sindaco di Sponda Abruzzese, diciamo così. Volentieri, certo, mi trovo anche con un discorso, due parole perché quattro sono pronte. Certo, grazie dell'invito, grazie all'associazione Roturi e soprattutto molti amministratori che reincontro dopo anni. Io sono, insieme ad alcuni, il decano tra gli amministratori di questa domanda. E abbiamo fatto insieme molte cose. Abbiamo costituito, per esempio, insieme una banca di credito cooperativo della Valle del Trigno. Prima c'era il presidente Nicola Valentini che è dovuto assentarsi per problemi familiari. Poi abbiamo fatto un patto territoriale, Trigno Sinello, coinvolgendo 53 comuni tra Ponzesi e Molisani e tre province, quella di Chieti, quella di Campobasso e quella di Sani. Poi c'è stato un momento di riposo. Adesso mi hanno ricoinvolto un'altra volta, io faccio dei volentieri, abbiamo costituito un'associazione culturale, una rete museale per le migrazioni, non emigrazioni, ma migrazioni, e vogliamo ripartire dalle migrazioni del 1500, dai croati che sono venuti qui e che abbiamo ancora, la cultura del vivere nei tre comuni. Abbiamo scoperto proprio in questi giorni, attraverso un ricercatore del liceo scientifico di Basso, alcuni documenti straordinari dei commerci del 1520-1530 tra la Croazia e Basso, e quindi contratti veri e propri di scambio, di commercializzazione di merci. Che significa questo? Cari amici, noi non è che dobbiamo inventare di sapere. Dobbiamo conoscere, riscoprire, valorizzare e modernizzare cose che i popoli di questo reato hanno sempre fatto, dalla Repubblica di Venezia. E allora che cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo stare dentro una programmazione moderna che è la macro regione europea dei reati d'Europa. Quello è il nostro scelto. Ho sentito le ragazze di giovani parlare di nuova programmazione europea, i fondi strutturali, quelli 2014-2020, e una parte di quei fondi del bilancio dell'Unione Europea passa attraverso la macro regione dei reati d'Europa. E noi dobbiamo starci dentro con le nostre programmazioni e con le nostre. Abbiamo chiuso l'altro giorno, a fine 30 di agosto, con una grande congresso, il Festival dei Sapori, del cibo a Basso, dove c'erano 33 comuni espositori con i loro prodotti, con i loro preziosi prodotti di cucina, che non è solo un pianto, ma è l'insieme di culture, di tradizioni, di storia che ci portiamo. E allora concludo dando due messaggi. Primo,
soprattutto ai ragazzi e giovani. Dobbiamo riscoprire l'orgoglio etnico che noi ci troviamo. Poi lo articoliamo, l'abruzzesi, polisani, croati, italiani, ma ognuno di noi ha un orgoglio da difendere e di non aver paura. Noi dobbiamo affrontare il mondo e la globalizzazione con le nostre idee, con la nostra cultura, il nostro prodotto, sapendo che la ricchezza della storia e della cultura che conoscono ci permettono di aprire porte che non lo immaginiamo. Il secondo messaggio: dobbiamo sapere che ormai il turismo è un turismo intercontinentale, quindi non perdiamo tempo con promozioni turistiche che poi non serve a niente. Noi dobbiamo vedere come intercettiamo, diciamo, gli asiatici che vengono in Europa, gli americani che vengono in Europa, certamente l'Ago e Parigi, si discute su questo, o se ci va bene Roma, come intercettiamo questi flussi intercontinentali per farli arrivare alle nostre parti. Possiamo farlo con un forte contenuto culturale, storico, tradizionale e con dei prodotti di grandissima eccellenza, perché noi non possiamo competere sulle grandi quantità, possiamo andare sui mercati internazionali con la quantità, e allora dobbiamo farlo con la quantità. Ecco, io vi auguro un buon lavoro, continuate su questa strada, mi fa piacere vedere giovani del due versanti dell'Adriatico, ossia i nostri amici croati e quelli, diciamo, francesi, polisani di questa sponda. Continuate a lavorare così. Da parte nostra ci saremo per dare qualche contributo, mettendo a vostra disposizione le nostre conoscenze, la nostra esperienza, cercando di non farvi fare errori che non ci hanno fatto. Grazie. Grazie molto per l'invito a rileggere il territorio, come diceva Fusco, bisogna, il problema non è scoprire nuove terre, ma avere nuovi occhi. E questo è un invito che viene dato da voce autorevole, quindi molto opportunamente rivolto ai nostri ragazzi. Da un decano degli amministratori a un giovanissimo amministratore, anzi nuovo di zecca, eccolo qua, passo la parola a un sindaco di un'altra zona, per non fare torto ai sindaci del primo giorno, il contributo che adesso ascolteremo è quello del sindaco di Spinete, sempre in provincia di Campobasso, ma appunto dall'altra zona, il quale ha una caratteristica, diciamo così, che è uno che è anche uno studioso, studiando quel comune ha avuto l'avventura in qualche modo di diventare sindaco. Quindi do a lui la parola per un breve, brevissimo, diciamo, accenno alla sua esperienza appena cominciata. Grazie all'associazione Bottoni per avermi invitato attraverso il rapporto con il professore dell'Università del Molise. Io sono da 3 mesi sindaco di un paese che si chiama Spinete, in provincia di Campobasso, semi sconosciuto, però ha dei numeri che per il Molise sono, diciamo, medi, no? 1400 persone più o meno. Prima si parlava di servizi e posso portare la mia testimonianza rispetto a combattere piuttosto contro la mancanza di fiducia in quello che c'è in un luogo piuttosto che con i servizi. Il mio comune continua ad avere dei servizi, quelli essenziali ci sono dei presidi sanitari, c'è l'ufficio postale, c'è negozi, ci sono dei luoghi che servono per cose fondamentali. Manca però purtroppo la fiducia in quello che un comune molisano, come tanti altri comuni, potrebbe essere, in assoluta coerenza con tutto quanto detto finora. Terra del gusto, mi sento di dire brevemente che dobbiamo riscoprire il gusto di abitare i nostri comuni, dobbiamo riscoprire il gusto di essere, oltre che molisani, abitanti di un luogo e curarlo. Molto spesso, girando nel mio territorio, che ha una peculiarità, è pieno di borgate, credo sia il terzo, se non sbaglio, nella provincia di Campobasso per numero di borgate, ne ha ben 14, su un territorio che non è grandissimo, sono 17 km quadrati, quindi è molto difficile spesso anche tenere a bada tutti
i problemi e le urgenze che ci sono. Io spesso ci cammino a piedi perché amo camminare e molte volte parlando purtroppo soltanto con le generazioni più anziane viene fuori che ci sono delle realtà sia di architettura rurale, sia di cammini, sia di tratturelli cosiddetti, che se sconosciute hanno però una storia, hanno un valore che potrebbe essere turistico. E io sono d'accordo con chi mi ha preceduto rispetto ai grandi flussi turistici, però spesso non siamo in grado neanche di intercettare dei micro flussi turistici che potrebbero essere quelli anche di un giro orisano. In questo momento, parlando con qualcuno prima, mi rendo conto che per esempio dalla costa poche persone che vengono per vacanze balneari attraversano il Molise verso l'interno. Questo già potrebbe essere per esempio un piccolo esperimento, ecco, riscoprire la fiducia da parte degli abitanti. Quindi concludo, io insieme all'amministrazione comunale di Spinete ho idea di creare quella che viene chiamata una cooperativa di comunità, perché attraverso il lavoro, attraverso una fiducia materiale in qualcosa che purtroppo manca al giorno di oggi, cioè il lavoro, possiamo riscoprire i nostri piccoli comuni. Secondo me, penso che il mio comune possa essere tranquillamente la cifra identitaria di tutte le Molise, perché sono quasi tutti piccoli comuni, riscoprire anche economicamente quello che può essere un'antica tradizione, un antico mestiere artigiano. Però ecco, come mi sento di dire il collega imprenditore di prima, che ha avuto un'idea molto buona, quella di produrre qualcosa in questo luogo, bravo, dobbiamo metterci in rete, perché da soli rischiamo semplicemente di continuare a fare, mi scuso con chi organizza, sono straordinarie, però durano una giornata, una nottata, cioè sagre, piccole situazioni di tradizioni campanilistiche che lasciano un po' il tempo che trova. Dobbiamo andare un po' oltre, e qui mi rifaccio anche a quanto diceva il consigliere delegato al turismo di Nunzio prima, se ne è parlato anche qualche settimana fa. Dobbiamo un po' capire che il Molise deve essere un'offerta turistica completa, e a questo punto, anche attraverso i nostri fiumi, le nostre vallate, una regione che qualche decennio fa esisteva, cioè l'Abruzzo e il Molise. Abbiamo un territorio piccolo, però è molto vario al suo interno ed ha delle realtà micro che possono essere molto interessanti per chi ama un certo tipo di turismo. Grazie e vi saluto. Quando scarseggia l'altro capitale, il capitale sociale diventa ancora più importante. È un elemento, ma anche quando c'è l'altro capitale, il capitale sociale è fondamentale, che è quello che crea coesione, che crea identità, che crea appartenenza ai processi che si mettono in moto. E l'appartenenza a un processo in moto è la garanzia della riparazione del processo. Ecco, allora questo mi serve anche per introdurre il prossimo contributo, che è quello proprio di un economista, seppure di un economista aziendale, un collega, professor Angelo Presenza, collega dell'Università degli Studi di Chieti in Toscana. Grazie Rossano, grazie a tutti, grazie dell'invito per questo importante momento di riflessione. E come mi introduceva il collega, sono per lavoro abruzzese e per residenza molisano, quindi ho questo doppio vestito che mi fa però molto, molto bene, perché mi fa vivere le realtà confinanti e quindi conoscere, perché settimana scorsa ero a parlare a Castel di Sangro, qualche giorno prima ancora ero sulla costa di Trabocchi e quotidianamente vivo Termini, appunto la porta verso il Molise, parlando di turismo. Sarò breve, però più che dare risposte vorrei fare delle domande ai miei colleghi qui dietro al tavolo e impostare il ragionamento su tre parole fondamentali, che sono organizzare, innovare, gestire.
Ormai da qualche anno ho lasciato l'università come studente, mi sono laureato prima del 2000 con una tesi sull'organizzazione turistica molisana. La mia tesi andava a studiare qual era l'assetto organizzativo della regione Molise per quanto riguarda il turismo. Siamo nel 2014, prima mi divertivo a parlare con il responsabile del GAL, il Molise verso il 2000, l'abbiamo superato, oggi il Molise, gentile consigliere, ancora non si è dotato di una struttura, non voglio dire efficiente, ma almeno di una struttura al passo con i tempi. La legislazione turistica nel frattempo ha fatto tante evoluzioni, il Molise sconta ancora questo ritardo che ormai non ci possiamo più permettere. Parliamo di agenzia unica, parliamo di qualsiasi altra cosa, ma avere enti commissariali che dovrebbero fare la promozione turistica nel 2014 per una regione che non ha fondi, non ha più soldi, una regione con tante difficoltà, la prego, diamo una svolta a questo aspetto. Organizzare l'assetto pubblico, organizzare le imprese. Era in Abruzzo, si parlava delle stesse cose, che sento qui, le piccole realtà, le piccole imprese che sono però il cordone, che sono però la parte fondamentale del nostro territorio, hanno bisogno per fare la massa critica di mettersi insieme. Quel capitale sociale di cui parlava il collega è l'asse portante e che poi è tanto strano che non ci sia, perché fondamentalmente i nostri territori vivono di relazioni. Poi però quando le relazioni diventano qualcosa di più complesso, qualcosa di più organizzato appunto, ci si perde. E quindi mi collego alla seconda parola che volevo portare qui con voi a discutere, innovazione. Parlare di innovazione, quando si parla di tradizioni, sembra quasi impossibile. Ero a Castelsandro, appunto qualche settimana fa, a parlare di turismo e innovazione, passando dall'agricoltura e quindi dalla gastronomia, con un noto chef di quei luoghi, e diventava molto interessante parlare di innovazione partendo dalla riscoperta dei prodotti e dei piatti tipici dei nostri territori. Quindi innovazione si può fare anche parlando di tradizione. E quindi i nostri territori che hanno un bagaglio di tradizioni immense possono innovare. Innovare però è una parola che dice tutto e dice niente. Innovare vuol dire anche sapersi. Quindi sentivo con molta attenzione il discorso dell'imprenditore. Innovare vuol dire anche saper recuperare un vitigno abbandonato e farlo diventare la testa di ponte per farsi conoscere i mercati dove ci sono altri competitor che invece hanno già un nome affermato e quindi forza con la disciplina che potrebbe essere la preporta per tutta poi la carovana di prodotti dell'enogastronomia che molti dicono anche fuori dal Molise non hanno niente da invidiare. Innovare, però è fondamentale, innovare vuol dire anche sapere innovare, aprire le porte, quindi innovare anche la propria struttura organizzativa e quindi mettersi insieme, collaborare su prodotti, su progetti insieme. Gestire, l'ultima parola e vado a concludere. Come vedete queste sono tre parole che per me sono molto importanti, un po' se altro che insegno all'università, organizzazione aziendale, quindi gestione delle risorse umane. Per me gestire vuol dire soprattutto gestire le risorse umane. Siamo qui e quindi ringrazio le ragazze che hanno avuto la forza di mettersi insieme, sfidare l'impossibile, perché così sembra vero, venire in Molise e fare impresa o ancora un'associazione per promuovere il territorio sembra quasi da farsi. Invece si chiama buongiorno il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e le incita ad andare avanti. Quindi la risorsa umana non ce ne dimentichiamo a tutti i livelli. Dall'università, e quindi come docente mi sento ogni giorno che entro in aula di dover dare qualcosa in più, non solo insegnare la mia materia, ma dirgli che qualcosa dentro questo studente c'è, lo deve trovare fuori, lo deve trovare da solo, ma anche in aiuto con chi lo circonda, quindi noi docenti, e noi territori. Noi territori dobbiamo dare gli spazi di aggregazione, gli spazi laboratori, di riflessione. Ancora una volta mi leggo al discorso dell'imprenditore, molto interessante. Per qualche motivo strano forse, non lo so, abbiamo un mondo di giovani che fanno imprese in Molise che sta emergendo, che sta diventando la nuova impresa in Molise, di questo capitale noi non ne possiamo fare meno, anzi dobbiamo dargli un supporto, li dobbiamo accompagnare, li dobbiamo stare vicini, dobbiamo creare momenti e ancora una volta chiamo laboratori per il confronto. L'innovazione di cui dicevo prima nasce dal confronto, dal stare insieme, che siano momenti fisici, ma anche ormai le tecnologie, che siano forum virtuali. Il laboratorio crea nuova conoscenza, la crea conoscenza
è il drive competitivo per vivere ancora una volta con forza le sfide del futuro, fondamentalmente. Quindi vorrei concludere ringraziando chi mi ha portato qui questa sera e ancora una volta sottolineare l'importanza delle persone. Tutto parte dalle persone. Grazie a Luciano, grazie agli altri invitati. Anche il rapporto anche università deve interrogarsi diciamo, continuamente me, su questo rapporto, su questa funzione di avere nei confronti del territorio, possibilmente evitando rapporti di tipo feudale, qui c'è il mio, qui c'è il tuo, ma anzi collaborando indipendentemente se l'università sia di Monigio o in Abruzzo, che poi il territorio ha bisogno di un approccio in grado. E a proposito del territorio, ora passiamo invece, abbiamo sentito prima l'esperienza di un DAL croato, adesso invece passo la parola ad Antonio Di Lardo, che è presidente di Galle Verso Di direttore del DALMISES. Direttore. Non voglio rubare cosa mi direttore. Buonasera a tutti, grazie a tutti per averci invitati. Ovviamente nei tempi ristretti, giustamente i professori ci insegnano, non ho la possibilità di fare un intervento, come dire, contributo. Pertanto mi limiterò a qualche mia personale riflessione, spero possa essere interessante per voi altri, e a qualche considerazione, prendendo in particolare a spunto il professore che è venuto poco fa, a cui mi viene subito da chiedere come ha fatto a fare la tesi sul turismo molisano. Immagino le difficoltà, il PIL turistico del Molise credo che non superi il 30%, immagino qualche anno fa, immagino quindi l'impegno che ha dovuto profondere per le difficoltà. A ogni modo, non c'è solo negativo, io sono veramente ottimista, moderatamente ottimista, insomma, non un visionario. Noi conduciamo come Carla, siamo presenti su quasi tutti i progetti di sviluppo locale di questa regione e facciamo anche una collaborazione, progettazione e collaborazione internazionale, con la Corase abbiamo ben due progetti in questo momento in corso. Questo ci consente di dire che siamo mediamente informati su quello che accade. E qualche cosa di nuovo sta accadendo, io vorrei dirlo. Vedi, Mariotti, lo dico per un momento, lo dico a te rivolgendomi a me e agli altri. In passato, fino a poco tempo fa, non abbiamo inserito, voglio dire, prendendo le mie colpe, idee e progetti di sviluppo, abbiamo inserito finanziamenti. Lo voglio dire con una molta franchezza e anche con una critica, perché sono stato partecipe di questa storia. Abbiamo inserito finanziamenti per cui si costruirono progetti di sviluppo, qualche volta posticci, molto, come dire, molto piccoli, perché c'era il PIT, perché c'era il POST, perché c'era il patto territoriale, il contratturale e quant'altro. C'è una novità, e io registro con estremo colore, almeno qua in Molise. Si stanno aggregando i territori anche nel momento in cui i finanziamenti, lo sappiamo tutti, non ci sono. Ne cito alcuni. L'Alto Molise Mainarte sta organizzando, sta facendo una riflessione da creare comuni su ipotesi di sviluppo territoriale basato sull'agricoltura e sul turismo. Qui nel Trigno c'è un dinamismo di cui mi piaccio, molto forte. Il mio amico sindaco di Spinete vi potrà testimoniare come ci sia un forte dinamismo nell'area del Matese, un'area interessantissima dal punto di vista militare, se non da togliere agli altri, ovviamente, agli altri territori, così come Abruzzo, tutti molto territori molto belli. E quindi c'è, come dire, un atteggiamento nuovo che nasce, devo dire, dalla nuova classe di giovani amministratori, anche come detto che tutti i vecchi sia da buttare via, che inizia a dire, vabbè, è finita la sponda dell'impiego pubblico, della pubblica amministrazione, è finito quello che per anni ha caratterizzato la regione professore il nostro modello di sviluppo, vediamo cosa possiamo fare. Quindi si registrano due fatti che mi rendono di ciò, quando io saluto con piacere un ritorno intelligente alla cultura e una riscoperta del turismo. Ora sul turismo io ci andrei cauto, perché il Molise non ha una vocazione turistica, ha una vocazione della turistica, non si è apprezzato in questi anni, di fatto è sporadico e debole. Io faccio notare, ve lo dico, ripeto, senza
l'Italia del Sud, che arrivi in questo splendore, Canetto, che te lo insegna quando ci sei andato, ma potrei dire di Attilia, un luogo meraviglioso, dove tu ci arrivi, ti ci imbatti, non hai mai trovato che sei parecchio, spero che la bruciura, e poi non trovi una soluzione, come dire, adeguata per voi di conclamata bellezza. Dico, queste sono le mie delle a due casi piuttosto. Quindi abbiamo molta strada da percorrere. Abbiamo delle potenzialità, lo possiamo fare, possiamo attingere dalle esperienze altrui. Mi riferisco sempre all'intervento di Mariotti che mi ha dato quel turismo lì, quello di nicchia, quello che gli esperti chiamano, professore, mi corregga lei, turismo esperienziale, fatto di piccoli gruppi che vanno alla scoperta di luoghi, di tradizioni, di storie, di ambienti e che vogliono vivere la vita della comunità prima ancora che insieme alla bellezza storica, archeologica e quant'altro il nostro territorio offre. C'è quindi un'attenzione da parte dei locali che cominciano a progettare, c'è anche un certo dinamismo imprenditoriale sia nell'ambito turistico che dell'agricoltura, che offre degli spunti, dei livelli interessanti. Adesso si tratta di compiere quel passo necessario, a mio avviso, vuol dire mettere in piedi queste due cose, perché il turismo lo possono fare i sindaci o i consiglieri degli assessori regionali, così come non lo possono fare da soli solamente i piccoli imprenditori che hanno quantomeno bisogno di una legislazione chiara. Vabbè, quantomeno questo. Io non voglio dilungarmi, anche se è un po' appassionante, ovviamente mi prende, credo che dobbiamo, lo vedi con Nunzio, tentare di percorrere con decisione la chiave dell'innovazione tecnologica che si può declinare tra i modi. Facevo riferimento alla mancanza del minimo inizio, del minimo sindacale per fare il turismo, ma no, conosciuto una segnaletica. Probabilmente possiamo, abbiamo già saltato questa fase, possiamo ricorrere alle tecnologie. Adesso molto del flusso turistico lo si organizza nei social network con i programmi digitali, con le app che ti dicono dove sei, cosa c'è in questo luogo, ti spiega. Noi ci stiamo fondando. Mi fa piacere dire che Canneto sarà diversa per destinatari della sperimentazione di questo testo. Realizzeremo un altro plurilingue che senza disturbare il parroco la guida spiegherà a me o a chiunque voglia in inglese, in tedesco e in italiano dove ci troviamo, cosa c'è intorno e ovviamente alla via del braccio per rispondere ai gastronomici e a quant'altro, quindi indirizzato verso la Abruzzo piuttosto che sull'itinerario delle chiese romaniche, come Canneto, che in Molise sono molto interessanti. Sottopongo quindi questo tema all'università, alle istituzioni, come momento di riflessione per quello che dovremmo fare. Io non amo parlare di prossima programmazione di fondi, perché lì è andato sul finito, io comunque sono pochi, e comunque rischiamo di percorrere quegli errori per cui si insegue il finanziamento piuttosto che il progetto che potete fare. Poi non è che ci fanno male, no? Se arrivano dei soldini che aiutano gli imprenditori, però può essere quello il faro principale. Intorno a cui, sindaco di Spinete, il mio lavoro va da Spinete a San Felice, quindi è molto sofisticato di me questi sindaci. Stavo dicendo, intorno a cui costruire il lavoro, i giri molto bene, ci siamo confrontati molte volte su questo, le cooperative di comunità sono, a mio avviso, una delle soluzioni possibili, piccole iniziative imprenditoriali che capitalizzano le risorse umane e il capitale sociale, perché ci deve creare consenso intorno, per svolgere una pluralità di servizi senza pensare di affidare, come dire, il mondo intero, ma comunque dando risposte e servizi che attualmente non ci sono. Guatemala, anche gli amici presenti, permettetemi una notizia, noi come Gala siamo, come dire, svolgiamo un'attività didattica ma anche molto pratica,
L'attività didattica consiste soprattutto nell'individuare e proporre buone prassi unitarie in un mondo che ci sembrano interessanti e che vogliamo riproporre. L'attività pratica consiste nel realizzarla, qualcuna di queste cose. Proprio qui a Canito. Si può concludere. Chiudo dicendo che per tentare di, come dire, di attingere anche all'esperienza di successo realizzata da noi, nelle prossime settimane realizzeremo proprio qui a Canito, porteremo la testimonianza di una cooperativa di comunità, si chiama la cooperativa La Varanza di Napoli, e fatta da ex detenuti e ex tossicodipendenti, sono quelli che hanno ripulito Napoli, i fossi, le cave, e hanno riscoperto la Napoli sotterranea, che è una delle eccellenze territoriali di quella città e del sud. Vedremo se possiamo attingere a quell'esperienza per fare delle cose analoghe anche in questi territori. Scusate della dell'eccessiva notizia. Guarda positivamente sia rispetto al significato di turismo oggi, sia rispetto anche al cambiamento di ottica nei confronti del progetto che non deve essere finalizzato al finanziamento ma alla pratica, quindi alla ricaduta e all'atto del territorio. Non c'è tempo per farlo, passo subito la parola a Sebastiano Di Maria, che è l'artefice di una interessante esperienza che io voglio conoscere e che a me fa piacere che si combina con questa iniziativa. Questa è Terra del Gusto, la sua iniziativa si chiama Scuola del Gusto, che da due anni, se non sbaglio, sta portando avanti, diciamo così, un disegno formativo territoriale abbiamo ancora due interventi, due un quarto d'ora di pazienza e abbiamo conclusa questa carrellata. Grazie professore per l'invitazione che è stata opportuna per avermi invitato e portato il mio piccolo contributo, diciamo, la mia piccola esperienza. Prima di prendere la parola ho preparato una presentazione chilometrica da pochissimo tempo, cercherò di dare più di 5 minuti, anche perché il mio intervento qui, oltre alla mia esperienza, è propedeutico a quello che faremo immediatamente fin dalla fine del convegno, perché in pratica riproporremo non solo io, ma i miei amici, insomma, che sono già qui presenti, alcuni diciamo relatori importanti, che poi vi spiegherò, riproporremo un mini corso, un piccolo laboratorio del gusto sull'olio ex regime. Quindi va qui, io vorrei dire. Chi è interessato a questa esperienza? Chi è interessato a questa esperienza? Vi invito a presente a rimanere qui dopo il convegno, vi spiegherò un po' che cosa faremo. E come dicevo, vi proporrò due laboratori, uno sull'olio questa sera, uno domani sulla transumanza e sul latte, diciamo. Poi vi spiegherò meglio cosa. Pazienza. La scuola del gusto, che cos'è la scuola del gusto? La scuola del gusto, diciamo, nasce un po' da lontano, è un progetto, diciamo, rivolto a studenti e a consumatori di agente comune, e si svolge presso l'Istituto Tecnico Agrario di Rai, dove lavoro io. Come dicevo, la scuola del gusto, diciamo, nasce un po' da lontano, l'esperienza diciamo, fatta un po' nei confini italiani e all'estero, attraverso un master sul vino, e devo dire che in questa esperienza diciamo, ha avuto tanti lati positivi, ma ha avuto purtroppo anche un aspetto negativo, su cui mi sono dovuto dibattere, e ogni qualvolta che con gli interlocutori che si parlava, ci chiedevano diciamo, con quale zona d'Italia provenivamo, ogni qualvolta che dicevo vengo da Monza, calava il gelo più assoluto, il buio totale, l'interlocutore, parlo di docenti universitari, consulenti di importanti aziende, uomini di marketing, cioè uomini che lavorano nel settore, non avevano argomentazioni, ma
la prima volta non c'è stato molto peso, però poi la cosa è stata particolarmente fastidiosa, insomma, forse perché ero un po', mi ero affacciato a quella, a quelle iniziative, diciamo, un po' come non li sanno meglio, diciamo, che forse non un po' cosciente, diciamo, di quello che ha a disposizione, però quando ti trovi in questa situazione, insomma, mi ha lasciato questo segno. E quindi, diciamo, il mio obiettivo è stato quello di dire, devo fare qualcosa con questa esperienza, di come servire per portare, diciamo, questa esperienza sul territorio. L'ho fatto prima attraverso un blog sul mio, diciamo, che quando con molto tempo, diciamo, riesco a lavorarci e a pubblicare delle cose. Ma la cosa, l'aspetto invece che volevo rendere più partecipe era quello, diciamo, di poter comunicare direttamente con gli interlocutori, con gli studenti in particolar modo, perché rappresentanti il futuro del settore, diciamo, fanno degli ragazzi della scuola, ma in particolar modo per coinvolgere anche i consumatori attraverso un rapporto diretto. E questo rapporto diretto è appunto possibile attraverso questo concetto. Questo concetto che trovate, diciamo, in gran parte dei libri, diciamo, di degustazione, ci sono questo per esempio, e di un grande enologo, il vero, che dice: se voi amatori appassionati, in un certo senso fate la qualità. Se ci sono vini cattivi, è proprio perché ci sono dei cattivi bevitori, il gusto è conforme alla rossezza dell'intervento. Ognuno beve il vino che merita. Diciamo che io su questa parte però non sono d'accordo, perché io credo che tutti debbano avere, diciamo, l'opportunità di poter bere il vino che merita, ma tutti devono avere a disposizione i mezzi e le conoscenze tali da poter apprezzare quelle che sono le qualità, etiche, nutrizionali, ma perché no, ambientali, culturali, storiche, che ci sono dietro un prodotto, parlo di vino, ma sono tantissimi altri tipi di prodotto. La storia di questo quindi racchiude tutto questo, si tratta quindi di un progetto, appunto, come dicevo, pluriennale, che va a toccare più aspetti di una diversa filiera e di tipo multidisciplinare, quindi si spazia, diciamo, dalla storia, dall'antropologia, passando per il marketing, per l'analisi sensoriale e gli aspetti nutrizionali, legislativi, controllo qualità, insomma, e tutto quello che riguarda quindi le varie aspetti. Quindi, come potete vedere, corsi di lezioni frontali, laboratori, visite guidate, seminari tematici e approfondimenti. Come dicevo, lo scorso anno è stata sviluppata la fiera del vino con un Molise di vino, sono state 50 ore di lezioni, durante una lezione a settimana per 4-5 mesi. Alla fine, diciamo, i corsisti hanno ricevuto, diciamo, anche stati in partecipazione al corso. Io ho riportato, diciamo, delle immagini così per sintetizzare quello che sono stati i momenti salienti del tuo percorso, che parlano da sole, quindi vado avanti con una certa velocità. E mi piace ricordare che tra i relatori, diciamo, del corso, possiamo annoverare il professor Pazzaglia, la professoressa Monica Fini, che sono, diciamo, il professor Pazzaglia ha fissato quest'anno, diciamo, la lezione con un grande successo, che, insomma, che lo stesso possa testimoniarlo, e insomma, e oltre a tante altre persone, penso a scuole di Lene, altri professionisti del settore. L'anno scorso anno poi abbiamo lanciato anche questo seminario, diciamo, sul vino, archeologia, arte e cultura, arte e tradizioni per un mese di vino, per una volta relatore straordinario, penso a Franco Valente per quanto riguarda la parte artistica, relativa quindi al vino, alle immagini, diciamo, dell'uva e del vino, le testa storici, diciamo, della regione Molise, per esempio, a Ancia di Vino, della Superintendenza della Tecnica Logica, a Michele Tanto per quanto riguarda l'agricoltura, della scoperta della Ventina, e una volta la scuola. Parlavo prima anche di un che si è cimentato su un questionario, insomma, con Zavero di Vino, con un amico, diciamo, dell'università, con l'università di Pescara, appunto di questo questionario sul consumo consapevole di vino, che ha avuto un ottimo successo, insomma, e invito anzi di cuore per ormai a dare il proprio contributo. Noi ci siamo fatti mancare niente a fine percorso, praticamente grazie al contributo, fare il risultato, diciamo, dell'ambiente. In pratica ci ha fornito un autobus gratuitamente a disposizione dei corsisti e non, per accompagnare quindi un po' fare, diciamo, dei percorsi all'interno, che, diciamo, non solo delle varie aziende, ma anche, diciamo, tipico, c'è un storico culturale ed ambientale, questi itinerari del corso, che ho chiamato giusto la scoperta, perché in realtà pur essendo un Molise piccolo, che io non conoscevo, sono rimasto. Siamo stati anche qui lo scorso anno, abbiamo parlato, diciamo, della cava di Montefalcone, che è una risorsa importante di questa regione, anzi approfitto, insomma, per la presenza, diciamo, del consigliere, insomma, del regionale,
perché diciamo, può essere una, avere un importante diciamo, sviluppo se magari si riprendono gli studi effettuati. Noi domani, proprio nell'altro laboratorio del gusto, parleremo proprio, ci sarà un amico insomma, che ha studiato per tanti anni a Capre e non lo fa fuori, quindi riprenderemo questo discorso anche diciamo, in prospettiva della Sumatra per quello che riguarda tutto quello che è legato alla Sumatra. Bene, vado avanti. Quest'anno invece si è sviluppato il percorso dell'olio con un progetto Molise straordinario, con una volta circa 48 ore di lezione. Sì, e poi c'è stata la presentazione del libro del professor Fanzani, diciamo come eletto all'interno del percorso. E come dicevo, io oggi sono qui anche per propedeutica a due iniziative che sono state in un certo senso commissionate, che sono appunto questi laboratori del gusto. Uno lo faremo appena alla fine del convegno, riguarda l'olio, e ci saranno, diciamo, che seguirò il mio intervento, e lascio come qui, diciamo, quello che riguarda gli altri due relatori, che sono il dottor Marco Vagliaferri, che è un comunicatore, diciamo, importante, diciamo, sulla vita mediterranea, quindi io vi invito a seguire la relazione, e poi c'è l'altra volta, diciamo, di questo articolo, di questo professionista di olio, e infatti cioè, stasera potremo degustare degli oli abbinati, diciamo, faremo una sorta di esercitazione di abbinamento olio cibo per valorizzare, quindi come diversi oli possono valorizzare diversi cibi. Vi ricordo quella per domani, pomeriggio alle 16, sulle tracce della transumanza. Ancora una volta faremo un po' di storia della transumanza, poi si parlerà della capa di contrafattore e poi ci sarà una classificazione artigianale e degustazione. Grazie. Grazie, mi piace davvero che non ci sia il tempo di approfondire, comunque è un'esperienza davvero da seguire. Allora, restiamo in tema di vino, chiedo un contributo breve naturalmente perché gli ultimi interventi sono più lunghi dei vini. No. Francesco Iapaolo è un commissario tecnico di DOP e Monsani, è responsabile per quanto riguarda il campo basso dell'ASPI, ringrazio Katia, la professore Gordini che mi ha permesso di essere qui stasera con la professione. Si parlava appunto di vino, sì, benissimo. Quindi qual è la migliore figura per parlare di vino? Questa persona qui dice che è Camillo, diciamo purtroppo di enogastronomici. Quindi c'è in particolare il vino che ho potuto apprezzare attraverso i vari stand sia molisani, abruzzesi e croati. In particolare quindi, ho potuto apprezzare questi diversi prodotti che comunque raggiungono che cosa? Raggiungono diciamo, cosa c'è dietro il vino? Cioè c'è la cultura, c'è la tradizione, c'è quindi il territorio. Perché sapete bene, dietro un calice di vino c'è tutto questo, cioè si può parlare di ore dietro un calice, perché c'è la passione del produttore, in questo caso Tommaso Gianniano, che è qui di fianco a noi, che appunto ci si esprime il territorio del prodotto in cui viene realizzato. Farei da dire tante cose, potrebbe essere breve. E vi racconto la mia piccola esperienza che c'è stata a Vinita di quest'anno, perché noi come ASPI siamo stati, abbiamo presentato i prodotti appunto enologici di vino molisano a Vinita, e in particolare si è avvicinato una persona che appunto veniva dall'Australia, che comunque è una terra di vini, e ha voluto assaggiare che cosa? Ha voluto assaggiare il nostro prodotto più importante, nicchia, che era di vino. Ora, diciamo, ha assaggiato appunto le diverse trattiglie e che cosa ha potuto apprezzare? Ha capito subito che si trova di fronte a un vino di qualità, un vino che ha molte potenzialità e appunto io ho saputo, diciamo, tra virgolette, raccontare cosa c'è dietro il discorso di trattiglie e cosa ha fatto questo produttore. Mi ha chiesto qual era, questa persona, mi ha chiesto qual era il produttore che realizzava questo vino, mi ha accompagnato e successivamente si è avvicinato a me e mi ha detto Francesco, ma cosa è che mi hai portato? Ho detto no,
semplice visitatore che si è avvicinato al nostro banco di degustazione e gli ha fatto provare il suo prodotto di nicchia. Beh, trovi Francesco, detto, guarda, non so che cosa lui gli abbia detto, però comunque gli è saputo, credo, raccontare bene il prodotto di nicchia, perché lui ha comprato una grandissima partita di vino. Quindi, con questo che cosa voglio dire? Che possiamo produrre degli ottimi vini di qualità, però bisogna sapere anche promuovere. Quindi per promuovere, è importante questa cosa, ci deve essere persone, quali i sommelier, che sanno raccontare e far degustare i propri prodotti. Quindi con questa piccola testimonianza che c'è stata, vi lascio successivamente a dei mini corsi di avvicinamento al mondo del vino. Quindi abbiamo anche di situazione dell'ASPI, qui ci saranno le cantine molisane, per anche il formato geniale, ma anche altre ci saranno, e quindi faremo quello che abbiamo fatto a cantina, raccogliamo il vino e spiegheremo alle persone che cosa c'è dietro quel calice di vino. Rispetto ai banchi di questa sera. Okay, buonasera a tutti. Grazie. La qualità è fondamentale. Dentro una bottiglia di vino non c'è solo il vino, e la bottiglia di vino, l'etichetta del vino ha un potere evolutivo enorme ed è l'evocazione dei territori, dei produttori, delle tradizioni di quei produttori, di quelle comunità, eccetera. E quindi il ruolo anche di sommelier è certamente un ruolo, così come quello della scuola del gusto, di forte educazione verso l'esterno, al consumo consapevole, insomma, di un prodotto come il vino. E adesso restavano due interventi. Uno era quello della professoressa Monica Meini. Forse ci vuole annunciare un tema, però se vuoi fare solo un breve saluto, perché la professoressa Meini è presidente del corso di laurea in scienze turistiche dell'Università del Molise, che ha sede a Termo. Il Termo esiste un po' negli studi turistici, che è soltanto molisano, perché siccome le università limitrofe, pugliesi e abruzzesi, non hanno corsi sul turismo, questo nostro polo turistico si configura un po' come un'attrazione per tutti quei ragazzi, dalla Puglia al Basso Abruzzo, alla Campania, che vogliono studiare turismo, che vogliono laurearsi in turismo. E in effetti noi abbiamo più della metà degli studenti iscritti che sono fuori regione Molise. Ecco, lei è il presidente, ha questa responsabilità, oltre che docente, è il presidente del corso di laurea, quindi magari ti chiedo, non è cosa permetterlo perché siamo colleghi, di fare solo un breve saluto. Allora, grazie Rossano, e tra l'altro ti avevo detto io che appunto avrei potuto rinunciare, perché credo che a quest'ora tutti abbiamo altre prospettive migliori per aspettare ancora discorsi. L'aperitivo ci aspetta, e già il punto di molte accattivante, ci aspettano appunto gli assaggi che ci sono stati promessi, quindi insomma direi che quello è qualcosa di molto più attraente. Giusto due parole per dire che effettivamente noi come Università del Molise siamo una realtà ormai consolidata sul turismo. Termoli è uno dei centri del Medio Adriatico che è più attrattivo appunto per le scienze turistiche. Quindi volevo dire, è molto interessante anche il ragionamento fatto da tutti quanti, ovviamente, insomma, sono state già dette tante cose, quindi non te le ripeterle, però concordo in pieno con quanto ha detto il direttore del DAL. Mi è solo dispiaciuto di appunto non sentire non aver visto l'università come uno dei centri che possono dire molto su questo, perché effettivamente il mondo del turismo è un mondo complesso, c'è necessità di approcciarlo da tanti punti di vista, dal punto di vista degli organizzatori e degli allenatori, così come dal punto di vista delle istituzioni, del governo, così come dal punto di vista dei servizi, che poi sono servizi per il territorio e per il turismo, ma c'è bisogno di fare molta innovazione, cioè stare sempre sulla frontiera, perché naturalmente il turismo è qualcosa che deve essere studiato nella sua evoluzione costante, continua.
Quindi come Università del Molise noi siamo, intanto siamo orgogliosi di aver fatto uscire dei giovani che hanno pensato di mettersi in delle associazioni, hanno pensato di rivocarsi le maniche per poter dare un contributo al loro territorio, quindi questo vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, tutto sommato, ma al di là di questo noi lavoriamo sulla didattica ma anche sulla ricerca. E per questo noi siamo anche abbastanza direi pronti come promozione, cioè diciamo, per far uscire delle start-up anche di tipo tecnologico. Quindi state molto attenti, ecco, quando facciamo dei progetti, i prossimi progetti di sviluppo che faremo, io mi auguro che le agenzie di sviluppo locale, la regione in modo in primo luogo ovviamente, oltre che gli altri enti territoriali come già si sta facendo, perché appunto abbiamo già detto più volte di questo protocollo d'intesa, di altri protocolli, e adesso stiamo arrivando ad una convenzione su uno studio programmatico che ci dia delle linee strategiche di sviluppo proprio per capire che tipo di turismo dobbiamo su quale tipo di turismo dobbiamo puntare, quali sono le domande di turismo che possiamo in questi territori intercettare. Non possiamo sparare a 360 gradi, dobbiamo necessariamente scegliere, decidere, per decidere c'è bisogno di studiare, conoscere, imparare, si impara molto anche da situazioni come questa, quindi io mi taccio, non dico altro. Vi prego soltanto di tenere presente che l'Università del Molise è una realtà importante, tra l'altro abbiamo una bella certificazione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo che ci certifica i due corsi della fiera, cioè la triennale in scienze turistiche e la laurea magistrale in turismo e agricoltura. Grazie per l'attenzione, grazie a tutti, ancora un presidente con l'associazione Don Turi, e ringrazio per l'ospitalità il sindaco e il rettore, il vescovo, per l'ospitalità in questa splendida location. Grazie. Forse abbiamo un po' trascurato l'ambiente in questa giornata, ma è quasi scontato, però viene ricordato insomma, che queste cose che abbiamo detto devono realizzarsi all'interno di un ambiente di qualità, perché la qualità non è soltanto quella di prodotto, ma è nel contesto nel quale il prodotto nasce. A proposito di questo, quindi noi finiamo con un breve filmato che dura 3 minuti e qualche parola di accompagnamento di Rinaldo Lalli, che è responsabile, fa parte dell'ANT, dell'Associazione Nazionale per la Tutela delle Energie Rinnovabili, riconosciuto anche dal Ministero dell'Ambiente, che ci parla di un progetto di educazione ambientale che appunto si chiama Il Sole. Buonasera, intanto ringrazio tutti quanti per l'ospitalità, per la possibilità di presentare questo progetto straordinario. Il vero non ci sarà, cioè, ci saranno i 3 minuti di sessione, quindi per il dopo ci sposteremo lì nell'arena e vedremo tutto il video. Molto bene. Con allora ci anticipi di cosa ci tratta? Sì, vi anticipo un attimino. Sì, l'ANSER, come diceva, è un'associazione nazionale delle energie rinnovabili. Siamo 200.000 soci in Italia, quindi considerando 22 milioni di famiglie, praticamente una persona, un rappresentante per ogni famiglia in media con un socio ANSER. Quindi tanta roba. Io sono il rappresentante della Lombardia, di Lecco, qualcuno dirà ma chi ci parla qui. Ok, io sono nato e cresciuto a San Felice, quindi sono legato a questo territorio, quindi io risposto positivamente al invito, sono contentissimo di essere qua. Questo progetto è nato nel 2009, nel 2000 con la promozione delle energie rinnovabili nei comuni, sul territorio, nelle università, con delle partnership, finanziando dei corsi di studio, dei corsi di studio per gli studenti di economia ambientale in Milano. Dopodiché abbiamo
siamo cresciuti con altri progetti importanti, sarò sì molto breve, ma volevo un attimo contestualizzare. Questo progetto 2012-2013, abbiamo portato avanti un progetto che si chiamava Il Comune per Amico, che è stato riuscito a portare a Roma in un evento al Palo di Marta con 7.000 persone, che si chiamava L'Energia dell'Italia, circa 880 sindaci. Quell'evento è stato aperto proprio da Corrado Filippi, Ministro dell'Ambiente, che ci ringrazia per il lavoro che stiamo facendo sul territorio. Ci ha detto che diciamo, dava forza anche a loro di lavorare in insistere, quindi questo ci sta dando noi. Questo 2014-2015 stiamo portando avanti un altro straordinario progetto che si chiama Storia in Classe, che significa andiamo nelle scuole con un cartoon, con un video per i bambini, a fare nient'altro che un corso di educazione ambientale. Un cartone di circa 20 minuti dove si va a insegnare con un linguaggio adeguato ai bambini e ragazzi dall'elementare l'amore e il rispetto per l'ambiente. Attualmente abbiamo fatto 115 eventi, coinvolto 600 professori e circa 12.000 bambini. Quello che il motivo anche perché sono qua, come diceva il professore, che come è importante la promozione dei prodotti, importantissimo il turismo, l'aspetto dello sviluppo sostenibile, siamo in un momento storico dove è di importanza cruciale per lo sviluppo, per la crescita. Il Molise ha dimostrato con il GAL e con tanti altri progetti negli ultimi anni di innovazione efficiente, è stata una delle prime regioni d'Italia, quindi eccellenza, aver ricevuto anche i bandi straordinari sulla promozione dell'efficienza generale. Quindi noi avremo piacere anche, visto che non ci sono delle gradinanze memorise, di iniziare a portare avanti questo progetto con i sindaci, con le scuole che vorranno ospitarci, e poi ci mostrano anche dei ragazzi interessati anche a diventare promotori dei delegati. Niente, semplicemente dico che l'energia ormai è diventata una cosa libera, quindi è per tutti, e noi cerchiamo di promuovere con Amster l'eccellenza, cominciando proprio dai bambini, che sono proprio delle spugne, sono davvero straordinari e sono il nostro futuro, praticamente. Quindi vi ringrazio tutti quanti e ci vediamo per questo cartoon solo in classe, magari qualcuno vi piacerà, nasceranno delle straordinarie collaborazioni. Grazie. Linguistiche, etniche, all'interno di
crescono in qualche misura la ricchezza, la varietà, o come quelli prodotti, come la biodiversità. Più siamo diversi e più siamo meglio, però abbiamo il dovere di conoscersi tutti per lavorare insieme. Grazie, buona serata.